Ai nastri di partenza, pronti e via. La maratona di Roma è alle porte, ma già entrata nel vivo con l'inaugurazione questa mattina del Marathon Village, lo spazio espositivo dedicato alla corsa capitolina che partirà domenica da Via di Fori Imperiali alle 9. Il villaggio al Palazzo dei Congressi dell'Euro occupa 21.000 metri quadrati, con 140 stand dedicati al running, al benessere legato allo sport ed anche alla solidarietà. Il Marathon Village resterà aperto fino al 21 marzo. Beh, le novità sono il consolidamento di un progetto che si amplifica ogni anno sempre di più, e questo per noi è la soddisfazione. Partecipazione della città agli eventi, alla costruzione dell'evento, tantissimi stranieri, quasi il 50% dei 15.000 maratoneti iscritti sono stranieri, per noi è un risultato di altissimo livello, perché poi questi atleti provenienti da altri paesi vengono tutti con la propria famiglia per una settimana, insomma per un indotto economico verso la città quantizzato dalle riviste specializzate di circa 30 milioni di euro, quindi per noi questa è una grande soddisfazione, perché oltre a offrire e presentare la città di Roma, oltre i suoi monumenti, oltre quello che già conoscono tutte le persone, anche attraverso un gesto sportivo di grande qualità, per noi è una grande soddisfazione, e contemporaneamente portiamo anche un forte indotto economico alla città. La Maratona di Roma conferma i numeri dell'anno scorso, con oltre 15.000 atleti iscritti. E poi, a fianco alla classica di 42 km, c'è anche la Roma Fan di 5 km, la corsa non competitiva. La Maratona è un evento che ha la domenica la gara, e contemporaneamente a circa 100 tra eventi concomitanti alla partenza e lungo il percorso, e durante i mesi precedenti momenti di richiamo molto forti, sportivi, culturali, gastronomici, aggregativi, e poi come vedete oggi, giovedì, per tre giorni apre il Marathon Village. Bellissimo, io invito tutti quanti i vostri telespettatori a venire, perché è un Marathon Village unico al mondo, in un monumento nazionale, e abbiamo avuto già il consenso di tutte le persone che prima dell'apertura già hanno fatto capolino.